Erano pronti a lasciare l'Italia alla volta di Hong Kong senza dichiarare i 2.800.000 euro che avevano nelle valigie. Tre cittadini cinesi sono stati fermati all'aeroporto di Fiumicino dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane. Agli occhi dei militari e dei funzionari intenti a monitorare le liste delle persone in partenza e in arrivo, non sono sfuggiti i frequenti viaggi a distanza ravvicinata dei tre passeggeri, i quali, una volta intercettati al gate d'imbarco, non hanno saputo fornire risposte convincenti. A questo punto è scattata l'ispezione dei bagagli già imbarcati. A volte con cura, all'interno di carta di giornale e da pacchi, sono state rinvenute banconote di vario taglio, pari a 940.000 euro, 760.000 e circa 1 milione di euro. Le somme sono state sequestrate, mentre per i tre è scattata la denuncia. Le loro posizioni sono ora al vaglio dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia al fine di appurare l'origine dei capitali che hanno tentato di esportare illecitamente. Nei primi 9 mesi dell'anno presso il Leonardo da Vinci sono già state contestate oltre 500 violazioni che hanno consentito di individuare denaro in transito non dichiarato per circa 10 milioni di euro.